Ragazzi, è domenica, sono le 12:10 di giorno, non di notte, e Saverio ancora no. Chi è? Chi è? Ragazzacci cattivi, e sono tornato a casa. Era uno scherzettino che ha fatto Lucia. Io e niente, ragazzini, sono a casa finalmente. Finalmente, tutto a posto, tutto bello. Bello, sì, caruccio, con questo capello old, molto old. Niente, ragazzi, allora, vivi in tanti, molti mi avete fatto domande. Tanti, molti, basta che ne dici. In tanti mi avete scritto chiedendo: ma Saverio, alla fine che c'ha? Allora, ragazzi, vi spiego, perché Lucia non ha spiegato bene. Vabbè, cioè, mo la colpa a me. Voglio no, per il tempo, per mancanza di tempo. Certo, ti voglio vedere a te dalle 5 e mezza. Allora, praticamente, io, avanti di notte, sì, intorno alle 2 mi sveglio e inizio ad accusare dei forti dolori alla parte sinistra del torace. Avete presente quando uno prende una frescura, un qualcosa, che appena ti muovi, respiri, che è successo? Che mi sveglio, mi vado a mettere la pomata e aspetto che agisce, niente. Poi gli fa: prenditi una pillola, si chiama Brufen, vabbè, poi si pure che ti passa. Antinfiammatorio, che solitamente con il dolore quello passa. Niente. Il dolore aumentava, ma ragazzi, non il dolore, proprio dolore. No, dolore, dolore. Andiamo a pronto soccorso perché non ce la faccio. Andiamo a pronto soccorso, erano le 5. Mi fanno una flebo di antidolorifico e in più un'altra flebo, sarà antibiotico, non lo so. Ma il dolore, ma che? Fallo te le fa, senti, bello mio, io non ti posso far niente perché vai a casa e aspetta che agisci. Allora, voi immaginate, dalle 5 fino alle 7, siamo state le 7 e mezza, torniamo a casa. Il dolore, ma che, non se ne andava. Siamo ritornati in ospedale. Alle 7 e mezza siamo ritornati di nuovo, quindi neanche dopo un'ora. Ho spiegato la situazione e il dolore, guardate, era proprio atroce. Si sono preoccupati, mi hanno fatto fare subito dei raggi X, perché loro pensavano che ci fosse un versamento pleurico, cioè del liquido nel polmone sinistro. No, prima pensavano che fosse qualche cosa di rotto. Sì, tipo una costola rotta, un qualcosa. Poi tramite i raggi ho fatto: no, forse c'è un versamento pleurico. Mi hanno chiesto: com'è il liquido? Subito mi hanno fatto fare un attacco d'urgenza. Grazie a Cristo, dopo aver fatto l'attacco, aspetta, per farmi l'attacco mi hanno sedato. Perché il dolore era troppo forte. Non riuscivo né a sdraiarmi né a stare seduto, proprio dovevo stare in piedi. Voi immaginate il sonno che avevo, stando in piedi a camminare, il dolore che mi hanno sedato bello, e così, cioè io stavo già dormendo. Vabbè, faccio l'attacco, niente, praticamente non c'era nessun versamento, questo liquido nel polmone, non c'era niente, anzi tutto nella norma. Allora si era pensato a una forte frescura. Mi hanno fatto le flebo, antibiotico più antidolorifico, più le varie cose. E si è calmato. Stanotte ho di nuovo accusato dei dolori. Mi hanno fatto l'antidolorifico e mi hanno fatto un sacco di flebo. Alla fine si è pensato che non era una frescura, ma è stato uno strappo. E lo strappo non è che va via così. Com'è? Vediamo. Vedi. Rallenti proprio, bello. Ancora più rallenti. Vai. Bella. Adesso. E niente, alla fine comunque si pensa che sia uno strappo. Mi hanno mandato a casa perché onestamente i bellissimi ragazzi non possono stare in ospedale. E voglio andare a casa subito. Lo so fatti tu come se sei male. No, che rimango. E niente, raga, mi sono fatto 2 giorni di vacanza. A parte che volevo staccare la spina. Tutto questo tram tram, corri corri, luce che si mangia e views.
Ancora, ma va, va. Allora, ma io come si fa? Io leggevo i commenti, ridevo come un pirla . E mi facevo male perché lei ridere. Cioè, forse una volta quando ha scritto Daniele a due passi dal muso di Lilli, a 2 mm, 2 cm, come ha detto. Tu poi ridevi, sghignazziamo. Fai fatto lo screenshot di te così. Madonna, che suina. Ma che, e niente ragazzi, andiamo alla fine. Ti sono mancata, di. Mi è mancata assai, mi è mancata. Quel castoro lì, mi è mancata assai. Perché castoro? E niente, niente. No, alla fine io pensavo veramente, che caspita. Proprio bestemmiato proprio dalla nascita. E ora sono qui a rompere di nuovo le palle. Che palle. A dopo. Ragazzini. Perché parti con questo? Oh, ragazzini. Mi sento una pizza, mi sento. Guardatemi. Con questi capelli color oro. Oro. Dove lo vedi? Ah sì, biondi. Sì. E niente, ragazzi, i dolori ci sono ancora. Beh, di meno però, dai. Non fare. Ora devo fare uso di morfina. Ma per favore. No. Spostati, per favore. Oh, guardate che cosa ho trovato, 2,50 euro. In questi tempi non è facile trovare 2,50 euro. No? E niente ragazzini. Ah, domani è lunedì. Si ricomincia la settimana. Inizia la settimana. Modo. Ma comunque di dormire sono riuscito a dormire. Ah? Sì, perché quando mi sdraio. Ma adesso il dolore si è attenuato, ma prima. Vabbè, prima quando? E ieri. Guardate, guardate che pelo, guardate. Che? Che è sto pelo? Capello? Il pelo, capello, vabbè, il capello. No, pelo. È diverso, i peli che sono messi tu, che sono più corti. E tu hai un pelo. Penso che bel pelo, lucido. Pelo nutre il pelo. Sì. Che gli fa? Una spugiata sta. Eh? Aia! Schiacciati i piedi. Vabbè ragazzini, ci si vede dopo, dai. Ciao. Te l'offio. Te l'offio. Quanto è brutta. Che riga, guarda che riga al centro. Anzi no, che riga di lato. Qual è il problema? C'è già stato, vedi. Che non mi devo lavare, te ne vai? Zoomiamo. No, non c'è stato di nascondo perché c'è la sporca. Assolutamente no. Sì. E mica, vedi, le faccio vedere, vedete. Guardate. Sono brutti i piedi tuoi. Pakistani sono i miei piedi. Vabbè, da dopo ragazzi. Ciao. Che brutto. Ragazzi, lo so, queste giornate sono un po' pallose per voi, soprattutto che ci vedete. Immaginate noi che li viviamo. Aspettate che c'ho un capello. Ecco, tolto il capello. È arrivato l'ora della ninna. Siamo a mezzanotte e 20. Lui ha appena preso sonno perché stava con il dolore. Ha dovuto prendere la pillola, guardate. Vi do io la buonanotte per lui. Ragazzi, scusateci di questo periodo un po' così. Prometteremo che saremo un po' più attivi e più quando tutto passa. Niente, detto questo, ragazzi, continuate a seguirci, commentate se vi va. Continuate a seguirci soprattutto se vi va. Buonanotte. Grazie a tutti, ciao.